Io oggi parlerò del viaggio che ho compiuto in Asia e Oceania. Si chiama viaggio apostolico perché non è un viaggio di turismo, è un viaggio per portare la parola del Signore, per far conoscere il Signore, anche per conoscere l'anima dei popoli. E questo è molto bello. È stato San Paolo VI nel 1970 il primo Papa a volare incontro al sole nascente, visitando a lungo Filippine e Australia, ma sostando anche in diversi paesi asiatici e nelle isole Samoa. E quello è stato un viaggio memorabile, no? Perché il primo in uscire dal Vaticano è stato San Giovanni XXIII, che è andato ad Assisi in treno, no? Poi già San Paolo VI ha fatto quello, un viaggio memorabile. Anche in questo ho cercato di seguire il suo esempio, ma con addosso qualche anno di più di lui, mi sono limitato a 4 paesi: Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Orientale e Singapore. Ringrazio il Signore che mi ha concesso di fare da vecchio Papa quello che avrei voluto fare da giovane gesuita, perché io volevo andare da missionari lì. Una prima riflessione che viene spontanea dopo questo viaggio è che nel pensare alla Chiesa siamo ancora troppo eurocentrici, o come si dice, occidentale. Ma in realtà la Chiesa è molto più grande, molto più grande di Roma, d'Europa, molto più grande. E anche, mi permetto di dire, molto più viva in quei paesi. L'ho sperimentato in maniera emozionante, incontrando quelle comunità, ascoltando le testimonianze di preti, suore, laici, specialmente i catechisti. I catechisti sono coloro che portano avanti la evangelizzazione. Chiese che non fanno proselitismo, ma che crescono per attrazione, come diceva saggiamente Benedetto XVI. In Indonesia i cristiani sono circa il 10% e i cattolici il 3%, minoranza. Ma quella che ho incontrato è una chiesa vivace, dinamica, capace di vivere e trasmettere il Vangelo in quel paese che ha una cultura molto nobile, portata ad armonizzare le diversità e nello stesso tempo conta la più numerosa presenza di musulmani al mondo. In quel contesto ho avuto conferma di come la compassione sia la strada sulla cui i cristiani possono e devono camminare per testimoniare Cristo Salvatore e nello stesso tempo le grandi tradizioni religiose e culturali. Su questo della compassione non dimentichiamo le tre caratteristiche del Signore, no? Vicinanza, misericordia e compassione. Dio è vicino, Dio è misericordioso e Dio è compassionevole. Se un cristiano non ha compassione non serve niente, Fede, fraternità, compassione è stato il motto della visita in Indonesia. Su queste parole il Vangelo entra ogni giorno nel concreto, nella vita di quel proprio, accogliendola e donandole la grazia di Gesù morto e risorto. Queste parole sono come un ponte, come il sottopassaggio che collega la cattedrale di Giacarta alla più grande moschea dell'Asia. Lì ho visto che la fraternità è il futuro, è la risposta alla anticiviltà, alle trame diaboliche dell'odio e della guerra, anche del settarismo.